detto prima le gentili signore, questo si chiama Maledetti Francesi, il nome deriva dai famosi modi francesi, quindi la seconda metà dell'Ottocento, Baudelaire e Bourdelain, che hanno ispirato i chansonniers, che noi forse più conosciamo in Italia, Brel, Brassens, Boris Vian, Serge Gainsbourg, eccetera. Ebbene, io ritengo, ma non solo io, che questi siano le radici del nostro migliore cantautorato. Quindi il lavoro che ho fatto negli ultimi 20 anni è stato quello di recuperare una parte di questo repertorio, quello più conosciuto e più noto, e ne ho fatto una serie di spettacoli, di dischi, eccetera. Questa volta ho riassunto tutto questo mondo in un libro, che è quello che vedete, che più o meno ricopia la copertina del disco, e dopo tanti anni ho deciso di riassumere anche in un solo disco questo lavoro. Questo è una super compilation, sono canzoni comunque cantate un po' in italiano, un po' in francese, io lo chiamo Francalien, cioè questo modo francaliero, insomma, diciamo. E questo è, in realtà è stato prima una mostra discografica che abbiamo fatto a Brescia su tutta la storia della canzone d'autore francese, poi convegni, spettacoli, e dallo spettacolo è nato questo disco che, a differenza di altri dischi che ho fatto nella mia carriera, cioè iperprodotti con i musicisti, la sala di incisione molto bella e tutto il resto, l'ho fatto senza rete, cioè come si faceva una volta, quindi con una pianista che è anche molto brava e che canta anche, e con la mia chitarra e la mia voce, quindi una cosa senza rete che oggi non si farebbe più. E così abbiamo fatto questo tentativo, diciamo, è andata bene, l'abbiamo presentato al Club Tenco e lo portiamo a Milano al Teatro Verdi dalla fine di gennaio per 2 settimane, però prima ho coinvolto questo signore che si chiama Oliviero Ponte di Pino, povero lui, a presentarci una serata all'Istituto Culturale Francese. Ma perché? Perché questo disco, e lo dico con un pizzico d'orgoglio prenatalizio, ha per la prima volta in Italia il patrocinio proprio dell'Istituto Culturale Francese, cioè la prima volta che i francesi si accorgono che dall'altra parte della frontiera qualche italiano pensa anche a loro. E voi pensate, beh, ma che novità ci sarebbe? Però pensate anche alla situazione internazionale, la difficoltà di parlarsi tra una frontiera all'altra, e stiamo parlando di istituzioni che normalmente si mandano a quel paese. Quindi è stato un atto di resistenza umana, mettiamola così. E voglio solo dirvi una cosa, qui c'è un grande lavoro grafico che non ho fatto io, di questo ideatore, diciamo, di questo disegnatore, illustratore della torinese, della casa editrice Miraggi, che ha pubblicato prima il libro, e divertitevi a immaginare dietro a questi occhi chi c'è. È un bravissimo, bellissimo lavoro secondo me, anche come composizione. Come sono andato? Bene, bravo. Lo faccio esattamente. E comunque vi aspettiamo il 19 all'Istituto Culturale Francese, e poi non c'entra assolutamente nulla, però ve lo dico perché è la prima volta che lo faccio dopo tanti anni. Il 16 gennaio farò un radioconcerto Radio Popolare, cioè per la prima volta prendo i brani, perché io sono un vecchio ragazzo, le mie canzoni dagli anni 70 in poi, le canzoni Dario Fo, le canzoni francesi, e faccio un concerto assolutamente gratuito in diretta. Se non avete niente da fare il 16 gennaio la sera, andate all'auditorium, ci trovate me, ma lì ci sono 20 musicisti, perché io non sono già qua. Grazie. Buon Natale!